adesso andiamo avanti, però cambiamo decisamente argomento perché parliamo di cinema. Un bambino adottato, cresciuto da una madre instabile, uno psicoterapeuta alle prime armi, fin troppo empatico, che segue pazienti problematici, quasi borderline, che fanno del male, si fanno del male. Una coppia terrorizzata e disperata per gli innumerevoli tentativi di suicidio del loro bimbo. Due sorelle unite da uno strano rapporto, forte, malato, probabilmente egoistico e cattivo. Sono solamente alcune delle storie che vibrano all'interno del film Transferred, il primo lungometraggio di Massimiliano Russo, che è qui al mio fianco insieme all'attrice Paola Roccuzzo, che ringrazio per essere qui con noi. Massimiliano, buongiorno. Allora. Buongiorno, grazie a te. Un thriller psicologico? Sì, sì, un thriller psicologico con una struttura abbastanza tipica, un film che speriamo possa sorprendervi. Cioè, il nostro obiettivo è quello di come dire, regalare allo spettatore un'esperienza abbastanza intensa. Abbiamo lavorato molto sulla sceneggiatura, sui personaggi, sulle interpretazioni con gli attori e speriamo che, insomma, possa essere un film che lasci il segno. Da dove nasce l'idea, insomma, di utilizzare un po' la psicologia e poi prospettarla, diciamo, al cinema? Sì, allora sostanzialmente è un argomento che mi ha sempre affascinato, poi ho la fortuna di avere tanti amici che fanno questo di mestiere, tanti amici sono degli psicoterapeuti, quindi da un confronto, da un continuo gioco di provocazioni, di rimandi, ma se a uno psicoterapeuta succedesse questo, ma se in studio succedesse una cosa del genere, tu come ti comporteresti, tu come la prenderesti? Poi si è venuta a delineare una trama molto particolare, quasi insomma, sin da subito, in pochissime battute, poi ci abbiamo lavorato, è nato il soggetto e la sceneggiatura. Non possiamo svelare nulla, però si parla un po', da quello che leggo, del flusso della mente umana che va alla ricerca della verità. Che cos'è la verità? Assolutamente, la verità magari è il riuscire a farsi qualche domanda in più. Ed è anche quello che speriamo succeda agli spettatori che guardano Transfert, cioè poter regalare qualche domanda in più, qualche spunto di riflessione su un argomento tanto affascinante come la psiche umana, ecco. Paola Roccuzzo, attrice, non è la prima esperienza, quella cinematografica probabilmente sì. Sì, cinematografica, cioè per me è la prima volta al cinema, spero insomma di trasmettervi qualche emozione. Ho lavorato tanto in teatro, perciò l'impatto con il cinema è stato un po', insomma, un po' duro, ma spero di avercela fatta. Parliamo un po' del tuo personaggio. Allora, Letizia è una delle due sorelle, sorella di Chiara, interpretata da Clio Shirasaka. È un potenziale soggetto borderline, quindi ha, diciamo, è una personalità abbastanza controversa, vive un rapporto molto particolare con la sorella, viene quasi assoggettata dalla dirompenza di Chiara. Tutto qui, lo vedrete perché non possiamo svelare troppo. 8 premi vinti? Sì, sì, abbiamo vinto un po' di premi in giro per i festival. Questo, insomma, questo feedback positivo ci fa molto piacere, anche la critica, insomma, si è espressa positivamente, quindi siamo molto contenti di questo. Premi vinti sia per la regia, sia per il cast, sia per l'attore protagonista Alberto Mica, che salutiamo, insomma. Quindi sì, siamo per il momento abbastanza contenti dei risultati, ma chiaramente il giudice ultimo sarà il pubblico. Quindi. Ci sono delle immagini proprio che raffigurano Catania, giusto? Sì, ci sono delle immagini che raffigurano Catania, anche se abbiamo cercato di dare un'immagine abbastanza moderna di Catania, cioè ci siamo allontanati un po' dai cliché, dai tipici cliché. È una Catania moderna, è una metropoli grigia, cupa, perché Catania è anche questo. Catania è una città di sole, però Catania è anche una città misteriosa, una città scura, nera, fatta di lava, di cemento scuro, quindi abbiamo dato, ecco, un'immagine un po' più metropolitana della città. Vediamo se è possibile invece adesso il trailer, così cerchiamo di entrare proprio dentro a questo film, così poi anticiperemo che cosa ci sarà stasera.
quanti anni ha lei? Perché mi chiede questo? Si può fare alla sua età questo mestiere? Credo di non aver capito chi delle due è venuta per iniziare un percorso terapeutico. Ha preso due sorelle in cura? Sì. Entrambe? Perché hai perso fiducia nella psicoterapia? Per colpa della mia migliore amica. Anche Chiara va da uno psicoterapeuta. Ci vanno lei e sua sorella Letizia. Stefano, io le sconsiglio vivamente di proseguire la terapia con questa ragazza. Perché credi che facciano questo al loro terapeuta? C'è grande attesa per questa sera alle 20:30 al Cinema King, ma parliamo e torniamo con Massimiliano, perché è interessante capire, Massimiliano, come Catania sia stata proprio la scelta di molte immagini che vediamo raffigurate, questa Catania moderna, come dicevi prima tu. Perché questa scelta? Sì, guarda, Catania sostanzialmente è una città affascinante sotto tanti punti di vista. Il cinema qua si riesce a fare benissimo, sai, molti dicono magari preferiscono andare a Roma o girare in altre città, però Catania soprattutto negli ultimi anni si sta muovendo davvero bene, ci sono tante produzioni che vengono a girare a Catania, quindi è una città per cui c'è sicuramente un'affezione territoriale, è la nostra città, quindi siamo stati felicissimi di poter girare a Catania. E al di là di questo, dal punto di vista, ecco, le istituzioni, la presenza, diciamo, c'è qualcosa che manca secondo te? Ecco, c'è un gap? Allora, la Film Commission ci ha aiutato molto a livello logistico, a livello di, insomma, a livello strutturale nel film. Qualcosa che manca, oddio, magari c'è qualcosa che manca un po' in tutta Italia, non per forza a Catania, però cerchiamo di andare avanti comunque. Bene, grazie per essere stati con noi. Grazie. Noi ricordiamo l'appuntamento alle 20:30 al Cinema King di Catania, dove ci sarà il film Transfert, il primo lungometraggio di Massimiliano Russo.